La Confederazione Agricoltori di Arezzo è al fianco dei nostri associati. Stamattina siamo in una nostra azienda agricola, è in atto la raccolta della frutta e siamo qui per lanciare insieme a loro una grossa, enorme preoccupazione che è quella del caro energia. Per conservare la frutta è necessario mantenere accese le celle frigorifere che hanno un consumo importante e oggi il fatto che il costo è così andato alle stelle preoccupa tutti quanti. È il caro cella, l'ultimo allarme esploso nelle campagne aretine dove gli imprenditori agricoli, dopo essersi dannati per trovare la manodopera per la raccolta, adesso si devono svenare per conservare adeguatamente frutta e ortaggi nelle celle frigorifere. Gli aumenti dell'energia elettrica rendono infatti proibitivo l'uso dei maxi frigoriferi, dove il prodotto normalmente viene stoccato per essere commercializzato nel corso dell'anno. Apparecchi sì, tecnologicamente all'avanguardia, ma fortemente energivori. Praticamente le mele si raccolgono adesso, poi si conservano in queste celle frigorifere fino a agosto, anche volendo. C'è dell'impianto a atmosfera controllata, e mettiamo dentro azoto, praticamente portiamo l'ossigeno allo 0,5% e la CO2 è lo stesso, perciò è come andessero, si rallenta, ecco. Il processo di maturazione rallenta così tanto che ci permette di arrivare a marzo-aprile, ecco, comodamente. Ecco. La frutta è conservata benissimo fino ad aprile. Ecco. Oltre il freddo però c'è altri macchinari, generatori d'azoto per poter fare questa conservazione a lungo termine e a un costo. È un costo, cioè un costo di kilowatt, un consumo di kilowatt non indifferente che dopo si ripercuote sul prezzo finale. Le bollette sono aumentate a dismisura, si parla di 5 volte più di quello che si poteva spendere l'anno scorso. L'anno scorso costava 0,06 centesimi a kilowatt e siamo a 0,50, perciò il rapporto è questo. All'orizzonte, insomma, si profila un autunno caldo per il settore ortofrutticolo, uno dei fiori all'occhiello del Made in Aretino e dell'economia agricola della Val di Chiana. Occorrono delle misure urgenti, in realtà il governo ha già attivato delle misure sul caro energia, ma non sono sufficienti per poter da una parte contenere i costi che si ribatterebbero sul consumatore e dall'altra dare sostegno alle nostre imprese. Come andrà a finire non lo so, ecco, perché qui la corrente costa 5 volte più dell'anno scorso, no il doppio, 5 volte, la gente deve capire che costa 5 volte più. Perciò non è accettabile così. Perché se uno dice vabbè, spendo il doppio dell'anno scorso, la mia azienda un pochino stringe le spalle, ma 5 volte più no. Quando comincia, adesso c'è la frutta è fresca, perciò le mele le vendono subito anche, e perciò non c'è conservazione, perciò il prezzo può essere normale, diciamo, non è molto influenzato. Ma quando fra un mese e mezzo che c'è il frigo sopra, il prezzo del frigo si è andato messo, non lo so. E come saranno i prezzi, questo non lo so.